Benvenuti in un nuovo video. Sì, i miei video svuota la spesa iniziano sempre così. Sono le 16:28 e vi dico solo che sono appena rientrata dalla palestra e sono andata a fare la spesa perché avevo finito tutto e sto morendo di fame, quindi sarò molto breve e concisa e vi faccio vedere i prodottini. Allora, iniziamo dal reparto frigo. Eccoci qui. Allora, ho preso questi cuori di filetto di merluzzo che sono davvero buonissimi. Anche mia sorella, che non adora i surgelati come non li adoravo io, ma per praticità bisogna un po' sacrificarsi, e a lei non piaceva proprio il merluzzo e questi qui gli sono piaciuti, quindi vi posso dire che questo marchio è approvatissimo e quindi ho preso questi qua merluzzo. Poi ho preso, cioè io e mamma abbiamo preso per provarli questi gamberi argentini, sempre marchio Ondina, e sono 800 grammi, costavano sui 7 euro, cioè costavano quasi 8 euro, e quindi poi vi farò sapere. Sicuramente le proveremo a Natale o a Capodanno. Quindi questa bevanda alla soia, gusto vaniglia, che come sapete a me piace tantissimo, ho preso due bottiglie. Poi vabbè, non poteva mancare il solito albume d'uovo pastorizzato, delizie del sole, solo, delizie del sole, eccolo qui. Poi ho preso una mozzarellina light, così ogni tanto per cambiare, di solito mi faccio una pizza fit e la mozzarella ci deve stare, quindi ho preso questa qui, che mi piace, dei pascoli italiani. Poi ho preso il petto di tacchino che stava in offerta a 1,30 euro. Poi ho preso petto di pollo e ho preso il petto di tacchino. Ho preso tre confezioni perché anche mia sorella le mangia, quindi ne ho approfittato. Io di solito 2 volte al mese lo mangio, cioè senza problemi. Poi mamma ha preso questo yogurt magro bianco perché deve fare un dolce, ma questi qui non fidatevi che sono pieni di zuccheri, ma a lei non importa, come vi dico sempre. Poi questo qui della Bifidus fibre, questo qui aveva in noci. Mia sorella solo questi yogurt qui mangia e quindi si è trovata bene, gliel'abbiamo presi. Aveva in noci. Poi qua troviamo una confezione di bicchieri rossi, che adesso è il periodo natalizio, quindi rosso a gogo, anche se il rosso è il mio colore preferito, quindi. Poi della, non sta dritto, della Dolciando mamma ha preso queste qua che sono uguali alle campagnole, cioè non c'è differenza, senza olio di palma e bla bla bla. Sapete che io non ne mangio, però loro hanno detto che davvero la differenza non si nota. Poi ha preso questa salsa rosa, sempre delizia del sole. Io queste cose non le consumo, quindi non mi soffermo manco, sapete cosa penso di queste cose. Poi ha preso questo formaggio, a me non piace il formaggio. No, è provolone, sigillo rosso, vabbè, comunque che sto qua, 3,21 euro. Poi ha preso la pancetta affumicata a cubetti, andiamo avanti. Ha preso questi confetti diavolini, sono confettini diavolini che servono per decorare gli struffoli. Voi l'avete visto, se non l'avete visto, cattivissimi, il mio mukbang stile napoletano, quindi andatelo a vedere, ci sono anche loro. Poi ho preso questi gnocchi con patata fresca, li ho ricomprati perché ho. Allora, quelli del Lidl non ci sono paragoni, sono buonissimi, però questi qui hanno lo stesso ottimi macro e ve li consiglio. Prendo questi qui perché quelli là nella confezione blu, sempre del Tremolini, c'è davvero tanto, tanto zucchero, tanto sale, quindi preferisco prendere questi qui. Mi sono trovata bene, non sono come quelli del Lidl, ma ci accontentiamo. Poi ha preso insaporitore per arrosti, queste sono le spezie. Poi ho voluto prendere della Dolciando cioccolato al latte, sono tipo patatine ricoperte di cioccolato al latte con nocciole. Poi vabbè, per me andiamo nel reparto. Mia sorella ha preso questo pan brioche, che ormai glielo ricompriamo sempre perché lei è innamorata. Oddio, stiamo diventando scuri. Ok, questo pan brioche, pane dolce a fette, è morbidissimo questo, cioè anche che non fa gola, però io non l'ho mai assaggiato e non lo assaggerò mai. Poi io preferisco questo qui, ma dopo ci arriviamo. Ho preso, veramente, ho fatto scorte di gallette, perché per chi mi segue su Instagram sa che tutti i giorni prima dell'allenamento sto mangiando albume e gallette, quindi loro non possono mai mancare. Poi dell'Amo Essere, perché diventiamo scuri. Poi dell'Amo Essere biologico ho preso questo pane di camut, che
che sapete io stra adoro, costa quasi 1,80 euro, ma l'uno, ma io veramente lo amo, preferisco a colazione. Seguitemi su Instagram, vi prego, perché lì scoprirete tutto. Vi lascio il link sotto nell'info box. Mi raccomando, cliccateci. Poi ho voluto prendere il pane di segale, tre mulini, che io con questo pane qui mi ci trovo davvero bene, quindi lo riacquisto molto spesso. Poi in offerta c'era questo riso originario, tipo 1,30 euro, ed è 2 kg, quindi a voglia fa, e quindi l'ho preso. Sta cadendo? No. Poi ho preso la pasta integrale, ho preso le farfalle e le penne, che l'avevo finita, quindi pasta, non può mai mancare la pasta. Poi queste mandorle selezione Natura, mi sbaglio, costano 3 euro. E queste qui sono, quanti grammi? 400 grammi, quindi un bel bustone. Poi mamma ha preso questi anacardi tostati e salati. Mamma non riesce a trovare, veramente sta impazzendo, degli anacardi non salati, ma da qui da me è difficile trovarli. Poi una confezione piccolina di mandorle, questa non ve l'ho fatto vedere, abbiamo preso una confezione di uova fresche, eccole qui, come sapete io le uova un unico amore. Poi ho preso l'avocado, che è bello duro duro duro, quindi questo tra una settimana si maturerà e lo potrò mangiare. E come ultima cosa abbiamo preso questi dischetti struccanti, che essendo quattro donne in casa ci trucchiamo tutte, questi qui non possono mancare, costano davvero poco, sono 120 dischetti, quindi adoro. E nulla, questa è tutta la mia spesuccia. Sì, i miei video vengono sempre brevi di svuota la spesa, ma perché alla fine i prodotti, cioè, sono questi. Ormai io quando mi fisso con i prodotti vado proprio mirata e li vado a prendere. Quindi questo era, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando pollicione in su e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao!